Ciao a tutti. Scusate un secondino, già iniziamo a dire. Allora, oggi vi farò vedere, come qui, come creare, scusate, questi cuoricini. Ce ne ho tanti, tanti. Perché devo fare dei pacchetti, quindi li utilizzo per questo. Allora, ora vi farò vedere, scusate le macchine, vi farò vedere come si fanno. Allora, bisogna prendere della carta, non molto spessa, quello lì era cartoncino, però viene molto molto male. Comunque, prendete della carta 2 a 1, in pratica voglio significa che se questa parte qui è 6, la parte è corta, bisogna fare un rettangolo. Se questa è 6, questa sarà 12. Se questo è 5, questo sarà 10. Se questo è 10, questo sarà 20. E così via. Qualsiasi numero deve avere il doppio. Quindi si forma un rettangolo. Bene. Vado alle ciance. Comunque, iscrivetevi numerosi sul mio canale. Bene. Allora, vi faccio vedere subito come bisogna fare. Allora, piegate. Prendete allora il foglio e andate a piegare. In questo modo, no? Da formare due quadrati. Scusate, non lo so, non si vede bene. Non so che fare. Vedete, due quadrati, uno qui e uno qui. Bene, ora tracceremo la diagonale le due diagonali di tutti e due i quadrati. Allora, come? In questo modo. Qui cercate di essere un po' precisi, perché sennò mi dà il brutto nel lavoro. Quindi adesso vi avvicino. Allora, quindi faccio così, più o meno. Accettiamolo. Vedete? Ed è una diagonale. Ora faccio la seconda, scusate. Ora faccio la seconda e ho finito. Bene, qui sono tutte le diagonali dove ho appena fatto. Adesso bisogna capovolgere il foglio e piegare queste estremità fino al centro. In pratica, in questo modo. Bene, adesso lo faccio anche dall'altra parte. Ebbene. E sciolgo e riporto a dove avevamo iniziato. Bene, ora bisogna fare questo passaggio qui. Guardate, allora, alzo appena appena. Metto le dita qui dove me le vedete, queste due, questa e questa. Scusate, io sto facendo il contrario, per favore. Alla camera di vedere, ma non fa, le manine non fanno. Allora bisogna piegare così e portare giù e poi appiattire. Adesso ve lo faccio vedere dalla parte mia, che non so se si vede. 1, 2 e 3, tre semplici passaggi e si ottiene un altro quadrato. Allora adesso basta prendere, vedete, no? Che il quadrato è così, tutto così. Allora basta prendere una aletta e un'altra aletta e piegarle così, in questo modo. Poi dovete portare questo qui per formare un'altra diagonale, in pratica in questo modo. Ok? Sì, lo so, c'è una luce troppo forte. Adesso vedo un attimino, scusatemi. Così c'è troppo buio, ma secondo me anche se c'è buio si vede, vero? Sì, si vede meglio perché c'è intanto la luce del computer che è molto anche lì. Ok,
benissimo. Poi, vedete qui che adesso abbiamo formato dei piedini. Scherzo, comunque. Vedete che qui anche hanno le alette, no? Quindi noi bisogna schiacciare questi triangolini in pratica. Senza parlargli, fare tanti giri di parole. Mettiamo il dito o qualcosa e appiattiamo. E in pratica formiamo un altro quadratino. Si fa da tutte e quattro le parti. Scusate, io non posso fare niente di più veloce perché non ho nessun programma. Perché sto utilizzando un computer vecchio che sono ancora così contento che me l'ha retto, che sta ancora reggendo perché è molto vecchio, l'ho dovuto aggiustare. Bene. E ora vedete un attimino, scusate, lo vedete questo filone qui? Vi insegno a farlo. Allora, dovete prendere dal vostro quadratino, allora il quadratino, no, voi vedete questo, quindi guardate un po', allora, questa aletta qui la devo portare qui, quindi faccio così, e la porto lì, faccio così e la porto qui, da tutti in tutti e quattro i quadratini, lo so, però non posso perché le videocamera non sì, ce l'ho, la ho qui, però devo fare per forza un montaggio perché devo procurarmi un cavalletto. Quando trovo un cavalletto posso fare i video forse più decentemente. Ora mi aiuta a fare sempre la stessa cosa di piegare come poco fa, però dato che i buchi sono piccoli, con una forbice o con qualcosa magari che entra, con un attillino non mi conviene. Magari con uno stecchino, con boh, con non so che dire. Perché io, dato che utilizzo sempre così, perché io in realtà ho guardato anch'io un altro tutorial che fa veramente bene, però non su internet, l'ho visto su non ricordo, l'ho visto da qualche parte, non ricordo. Bene, ora che ho anche piegato qui, adesso vedete, no? Che qui abbiamo il foglio che da qui si possono piegare, questi due lati si possono piegare, ma questi due no. Quindi io vado dove si possono piegare uno solo e lo metto un po' a occhio, così, in questo modo. Guardate, da qui a così, a occhio. Vedete che il nostro cuoricino sta prendendo forma. Bene. Ora vado nei bordi e piego, più o meno, cercando sempre di fare un po' tutto giusto. Ecco qua, e il cuoricino è uscito. Va bene, ciao ciao a tutti. Penso di mettere adesso in questo secondo, un altro secondo video su come fare. Vabbè, ve lo faccio vedere un video su come fare delle gru. Le gru, la gru, quelle, queste specie di, penso, di fenicotteri, guardo lì. Comunque, va bene. Iscrivetevi, mi raccomando.